Ho il piacere quindi di dare la parola al professor Franco Farinelli, che mi pare di capire qui non mi posso permettere di presentare in nessun modo. Vi prego, sono imbarazzatissimo. Si parlava prima con Nardone della difficoltà di questo palcoscenico che abbiamo visto sempre dall'altra parte, ma vabbè. Non parliamo di noi, parliamo di Romano Canosa. Perché il Mediterraneo? Allora, nella comprensibile emozione dell'avvio di questo incontro, Isabella ha dimenticato di dire che questo incontro è stato preparato da fervide riunioni milanesi. C'era Andrea, c'era il giudice naturalmente Santo Suosso, c'ero io, c'era Gaetano Basti, c'erano altri amici, amici appunto di Romano Canosa, che l'hanno incontrato nel percorso della straordinaria attività che Romano Canosa è riuscito a svolgere durante la sua vita. E il Mediterraneo si imponeva come uno dei tanti temi su cui lui aveva riflettuto, aveva scritto migliaia di pagine e che erano naturalmente, e ci mancherebbe altro, di straordinaria attualità. E il compito che durante una di queste riunioni a me venne riservato era appunto quello di parlare del Mediterraneo di Romano Canosa, di ciò che emerge dai suoi scritti, di ciò che emerge dai suoi libri. E io lo farò osando fare qualcosa che io... sono un geografo, non saprei dire cos'è un geografo, ma insomma non sono uno storico, quindi Andrea mi perdonerà. E prima però, mentre Franco Cassano parlava, mi veniva in mente una cosa che mi riportava all'infanzia, ma esattamente al senso del discorso di Franco. Vale a dire, quando le stagioni cedono il passo l'una all'altra, cioè quando all'inverno succede l'estate, vi è una transizione. Durante questa transizione, come ci si difende, come ci si copre di notte? Si passa dal lenzuolo alla coltre, certo. È un sistema binario, la coltre, l'inverno, il lenzuolo l'estate, semmai. E però c'è qualcosa che media, c'è un terzo incluso. Questo terzo incluso a Ortona, chiedo... conferma gli ortonesi presenti, questa forma mediana si chiama schiavina, almeno una volta si chiamava schiavina, non so se adesso esiste ancora, quando ero piccolo si chiamava schiavina, ma schiavina significa evidentemente il riferimento a qualcosa che viene dall'altra parte dell'Adriatico, viene dalla costa slava. A segno di che cosa? Appunto di quella contaminazione, di quella impossibilità di distinguere l'una parte dall'altra, l'una costa dall'altra, che fa sì che esista probabilmente una cultura adriatica. Detto questo, 8 minuti. Romano Canosa ha scritto, e naturalmente con un motto che forse sicuramente a Romano Canosa sarebbe piaciuto, se ne can début, il Mediterraneo è uno dei tanti temi che si possono estrarre dalla sua straordinaria, prolifica opera. E appunto cominciamo così. Il Mediterraneo di Romano Canosa è un Mediterraneo un po' diverso da quello di Brodel, almeno un paio di aspetti. Dirò poi in realtà di cosa scrive Romano Canosa quando parla del Mediterraneo. Dunque li ho scritti almeno, lasciando stare il testo su Margherita d'Austria e Ortona, che è decisamente focalizzato sulla realtà locale, ha scritto almeno 3 grandi testi sul Mediterraneo Romano Canosa. Un primo testo che riguarda il Mediterraneo nel 600, un secondo testo che riguarda Lepanto, le condizioni che portarono nel 1573 alla battaglia di Lepanto e le conseguenze di questo grande evento per la cristianità, ma in generale per il Mediterraneo, e poi un testo, un libro, parlo di testo ma sono libri molto voluminosi, sono centinaia e centinaia di pagine, dirò poi in questo tra un momento come sono state scritte, un testo sui banchieri genovesi e la loro influenza nel Mediterraneo nella determinazione della politica, non soltanto mediterranea ma anche continentale, dell'Europa tra 5 e 600. Sono testi, ripeto, da cui emerge un Mediterraneo molto diverso da quello di... A quanto diverso quello di Brodel? Tanto per cominciare, le fonti. Ora, anche recentemente sui giornali veniva fuori Ernesto Franco che... Vabbè, insomma, si parlava di Cantimori o Cantimori,
e della sua definizione molto lapidaria di Braudel come il via col vento delle fonti storiche. Tutto si può dire dei testi di Romano Canosa sul Mediterraneo fuorché siano il via col vento delle fonti. Tanto per cominciare, i testi di Romano Canosa sono fondati su documenti d'archivio, sistematicamente, direi anzi, e questo da un punto di vista della storiografia potrebbe essere visto come una peculiarità, chiamiamola così, direi anzi sostanzialmente su documenti d'archivio, su fonti. Qui si incontra una caratteristica che storiograficamente è molto rara, secondo me, vale a dire, anche se abbiamo tutti studiato che in realtà in epoca moderna e all'interno della Costituzione, della società civile, il procedimento della ricerca si basava, era Jürgen Habermas che ce lo insegnava quando eravamo giovani, che il procedimento scientifico prende a esempio, a modello, il dibattimento in aula. Certo, come livello, come dire, di approssimazione teorica, di modello teorico, questo funzionava, ma devo dire che raramente a me pare che sia stato messo in atto così sistematicamente, pervicacemente, come ha fatto Romano Canosa quando si trattava del Mediterraneo. Ciò che affascina ancora oggi nei suoi testi è che sono ricchissimi di documenti, in una maniera tale che a volte si potrebbe pensare che in realtà il modello storiografico di Romano Canosa sia stato esattamente la vecchia storia diplomatica ottocentesca, per cui se non c'è il regesto, se non c'è il documento d'archivio, se non c'è ciò di cui si deve interpretare il significato, in un certo momento la storia potrebbe anche non esistere. Dicendo questo, so bene che dico qualcosa che si presta a una doppia lettura, possiede più versanti questa affermazione, ma è certo che leggendo i testi di Romano Canosa sul Mediterraneo si viene colpiti dalla sistematicità, direi quasi dalla secchezza di questa strategia di costruzione del testo. Parlano soltanto i documenti, ma qui siamo molto lontani però, a questo punto, detto questo, dalla storia diplomatica dell'Ottocento, perché in realtà viene quasi voglia di pensare che facendo questo Romano Canosa intendeva mettere in alto una strategia ancora più sottile, cioè ricavare al di sotto, ma partendo dal documento, ricavare come dire, una sorta di antropologia storica, esattamente nella direzione, mi pare di poter dire, senza forzare molto, di quella che Franco Cassano cinque minuti fa assegnava ai caratteri specifici della cultura mediterraneo-adriatica, che si voglia dire. In realtà, dietro i documenti emerge sempre, come dire, l'esistenza dei singoli specifici individui, proprio in quanto documentati, muniti di nomi, cognome, circostanze e qualità. Questo è straordinario per molti versi. Ed è comunque atipico, me lo si lasci dire, mi pare, magari poi Andrea mi aggiungerà qualcosa o addirittura capovolgerà, come vorrà, ma è atipico rispetto ai modelli storiografici correnti. Esiste il documento, ma il documento parli di vite vissute, di persone reali, di Masetti e Zanetti che stanno lì e che vengono terribilmente crocifissi perché hanno osato con un cannocchiale spiare a Costantinopoli le forme delle donne del re da un'altana. E si potrebbe continuare. Qui i nomi che vengono in mente sono due, innanzitutto. E parlo di storici locali, adriatici per così dire, che fanno loro sì, sulla scia proprio della scuola di Braudel e delle Annales, fanno riferimento a un corpo documentario notevole, vale a dire il lancianese Corrado Marciani e il marchigiano Sergio Anselmi, che sono gli storici cui noi dobbiamo oggi la conoscenza della maggior parte, insieme con Romano Canosa, si è ben inteso, della maggior parte dei documenti che si rivolgono alla storia di questo spazio. Però, di nuovo, qui con una profonda differenza. Perché non emerge... Corrado Marciani fa la storia delle fiere di Lanciano. Qui vorrei essere molto chiaro. Indirettamente, Romano Canosa si occupa, l'ho detto un momento fa, si occupa di Mediterraneo nel Seicento,
si occupa di banchieri genovesi, si occupa di Lepanto. Se mettiamo in parentesi il testo su Ortona e Margherita, anzi Margherita d'Austria, Ortona, i richiami a Ortona di Romano Canosa nei suoi testi sono rarissimi, un paio ne ho contati, però mi si lasci dire ancora che Romano Canosa in realtà si occupa soltanto di Ortona. In che senso? Quello che è straordinario è che Romano Canosa, ricostruendo le straordinarie, intricatissime, asimmetriche relazioni che costruiscono il Mediterraneo e l'Adriatico, tra ragusei, anconetani, veneziani, spagnoli, turchi, non ho trovato in nessun altro testo, tantomeno in Brodel, l'elenco preciso di tutte le nazionalità, le culture, le etnie, lo so, ciascuno adoperi il termine che vuole, che Romano Canosa ha la pazienza di allineare in un paio di pagine, per dire di quanta varietà si componesse tra 5 e 600 la realtà culturale del mondo mediterraneo. Bene, ricostruendo tutto questo intreccio, e lo fa con una minuzia, una meticolosità ed una passione evidenti, la mia impressione è che Romano Canosa in realtà stia cercando di capire esattamente la realtà di cui è espressione, e cioè Ortona. Questo, si badi, non vuol dire assolutamente, al contrario, la riduzione dell'opera storiografica di Romano Canosa a degli interessi locali. Al contrario. Romano Canosa lavora sistematicamente alla costruzione di un contesto al cui interno la realtà locale che gli è proprio, e ripeto, di cui quasi mai, anzi mai, egli parla, possa diventare finalmente comprensibile. Ricostruendo modalità di composizione di una realtà, al cui interno Ortona era immersa e di cui era costretta in qualche maniera a seguire le dinamiche, i movimenti, le dialettiche. Per me, ortonese, questa è l'unica cifra possibile per tentare di comprendere l'atteggiamento di Romano Canosa, un atteggiamento che nel brano letto da Nardone vi era una evidente omissione che tutti gli ortonesi hanno in testa. Qualche riga era saltata. Ma proprio per questo è il caso di dirlo adesso. Si diceva un momento fa, se n'è qu'un début, non è che l'inizio di ciò che bisogna riconoscere a Romano Canosa all'interno della cultura storiografica nazionale, ma prima insieme anche all'interno della cultura abruzzese. Romano Canosa ha sempre lavorato, secondo me, occupandosi di tematiche estremamente larghe, estremamente variegate e complicate, che lui ha inseguito insieme con Isabella. Chi lo conosceva in quegli anni, che ha avuto la fortuna di conoscerlo, sa perfettamente, negli archivi di Simancas fino a tutti gli archivi italiani, eccetera, ha sempre lavorato, senza dirlo chiaramente, ha sempre lavorato a che le condizioni storiche che si traducono e che hanno espresso la realtà ortonese fossero contestualizzate in una maniera tale per cui non soltanto la situazione ortonese, la realtà ortonese, quella di cui lui si sentiva, secondo me, una profonda espressione, profondamente un'espressione, meglio, fossero più comprensibili, finalmente fossero portate, per così dire, alla comprensione, si potessero spiegare. E questo io credo, e ho davvero finito perché il tempo è scaduto, davvero all'interno di una, come dire, di un lavoro che non certo era archeologia, non certo era genealogia, ma era lavorio per l'accumulo di una prognosi, di un progetto, di una visione, oggi si direbbe. Chiudo dicendo che cosa stiamo facendo oggi qui? Noi stiamo cominciando a ricostruire una memoria che è insieme locale,
ma nello stesso tempo investe un ambito molto vasto. Se le comunità non procedono in questa direzione, hanno pochissima possibilità di far fronte a quel distruttivo, tremendo processo, non certo nuovo, ma certo in questo momento assolutamente tagliente per ogni comunità, che si chiama globalizzazione. È un atto dovuto non a Romano Canosa, a Ortona. E questo a Romano Canosa avrebbe fatto, io sono convinto, molto piacere. Ce n'est qu'un début.